La nostra comunità ha una lunga storia e un lungo impegno nell'organizzazione di organismi e strumenti condivisi per la produzione artistica nel campo della musica, del teatro, della danza e in generale delle arti performative. Avendo creato, come riporta infatti la relazione di giunta al PDL, soggetti quali ATER già negli anni 60. Nel tempo si sono succedute molte iniziative degli enti locali, dello Stato e della stessa Regione dirette ad aggiornare, adeguare i diversi contesti sociali e finanziari e alle attese del pubblico la natura giuridica e l'assetto organizzativo degli strumenti attraverso i quali realizzare, grazie, le finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compreso lo sviluppo e il sostegno di attività di ricerca, per usare le parole che il progetto di legge dedica alla nuova ATER Fondazione. Questo provvedimento dichiara di volersi porre in questa direzione, creando le condizioni per una nuova soluzione giuridica ed organizzativa, trasformando l'ATER da associazione in fondazione di partecipazione, fermi restando i tradizionali obiettivi. Sotto questo profilo, il progetto di legge, pur non evidenziando approfonditamente nel suo articolato e nella relazione e nella scheda tecnico-finanziaria le motivazioni che determinano la nuova scelta, si inserisce comunque in un solco ampiamente percorso dalla Regione e ripropone una scelta recentemente assunta con la legge regionale sui Big Data. In ragione dell'evidente diversità dei due campi di intervento, anche rispetto alla natura degli strumenti finanziari attivabili, oggi si prevede che la Regione in ATER Fondazione assuma un ruolo diverso da quello che ha deciso di rivestire nel caso della Fondazione che riguardi Big Data. Se la Regione ha stabilito di concentrarsi su funzioni di sostegno e promozione, qui con ATER la Regione riveste il ruolo di socio fondatore, un ruolo particolarmente importante che si traduce non a caso anche nell'espressione del presidente del CDA della Fondazione e di un consigliere, come precisato nella proposta di statuto della Fondazione stessa. Questo è uno degli snodi rispetto ai quali il testo del progetto di legge ci sembra necessiti di un ripensamento, infatti abbiamo presentato un emendamento in tal senso. A nostro avviso la nomina deve prevedere un ruolo attivo dell'Assemblea e delle commissioni competenti. Nello specifico credo anche che debbano essere individuati gli strumenti per prevedere che periodicamente, per esempio con cadenza annuale, la programmazione dei risultati di ATER siano illustrati all'Assemblea, anche in riferimento al bilancio della nuova fondazione e in generale alle risorse regionali rese disponibili. Un altro aspetto su cui pensiamo che in questa sede dovremmo dedicare una riflessione è quello della successione temporale con cui la Commissione Quinta sta esaminando anche la proposta di statuto della Fondazione ATER. Il documento ci è stato trasmesso a seguito della lettera dell'assessore Mezzetti del 3 settembre 2019. Lo stesso statuto è stato approvato dal CDA di ATER Associazione il 29 aprile e si prevede che l'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea dei soci di ATER avvenga a metà ottobre. Questa operazione appare chiaramente correlata al PDL che stiamo discutendo, datato 5 giugno 2019, quindi di tempo ce n'è stato, non dico a fine aprile, ma almeno ad inizio giugno, contestualmente al deposito del PDL, fino ad oggi per affrontare o almeno illustrare i contenuti del nuovo statuto. E questo, come abbiamo già detto in commissione, purtroppo non è stato fatto, insomma, la riteniamo una pecca rispetto all'iter di questo PDL. Invece, tornando all'oggetto della discussione, vale a dire all'attività di ATER e in via generale degli strumenti attraverso i quali viene realizzata l'azione di promozione dello spettacolo, anche attraverso autonome produzioni, credo che dovremmo concentrarci sul fatto che il teatro e in generale le arti performative sono veramente di tutti e per tutti e hanno bisogno, per essere fruite, conosciute, viste, ascoltate e seguite, di tutte le politiche regionali. Il teatro, nelle sue diverse manifestazioni, è contestualmente cultura e polo. Cos'era il teatro greco, ad esempio, se non anche luogo in cui venivano messe in scena le vicende politiche, i drammi quotidiani, le paure, le emozioni e le speranze dei singoli cittadini e delle intere comunità? È stato lo stesso in seguito, nella grande stagione, per esempio, della drammaturgia rinascimentale barocca spagnola o in tempi più recenti nel ruolo che il teatro e il balletto ha esercitato nella rivoluzione russa o nella stagione rivoluzionaria del 68.
E per stare a casa nostra in Emilia Romagna, teatro, quindi anche musica e danza, significa tra l'altro Verdi e il melodramma italiano dell'Ottocento, che è stato fenomeno di massa, non diversamente dal teatro greco, da quello della Germania degli anni 30, e in seguito al musical o dalle tante manifestazioni delle arti performative oggi, quando la riproducibilità tecnica dà infine possibilità di espressione. Addirittura recentemente alcune produzioni hanno portato in scena degli spettacoli teatrali dove i protagonisti non erano nemmeno attori, ma ad esempio personaggi clou e personaggi importanti della scienza o della politica italiana o del giornalismo. Bene, se così è, nel teatro e nelle sue manifestazioni vediamo uniti popolo ed elite, individuo e globalità, e allora non dobbiamo pensare agli interventi in favore della cultura e in questo del teatro solo come politiche settoriali. Non lo possono essere. Noi dobbiamo approfittare anche di questa occasione per pensare o rafforzare una politica corale in favore della cultura, per la quale i finanziamenti pubblici specifici non sono mai abbastanza, posto che, come è noto, nel nostro Paese purtroppo sono largamente al di sotto di quanto invece viene previsto anche in anni di crisi da altre realtà come Francia o Germania. Agire sui trasporti pubblici in orari serali, pensare a piani di formazione specifica per le tante professioni tecniche di settore, intervenire nella regolazione di settori oggi in buona misura privi di un adeguato contesto di riferimento, come ad esempio la danza, valorizzare ulteriormente il capitale delle rappresentazioni delle produzioni di Ater anche in funzione turistica, costruire una relazione costante fra la produzione, la programmazione teatrale e le scuole anche in funzione di contrasto all'abbandono scolastico, valorizzare la dimensione civile delle arti performative come parte dell'educazione sono solo alcune delle azioni che può realizzare una programmazione integrata delle politiche regionali, in particolare in un settore, quello della cultura e in questo caso del teatro, che non può contare, come abbiamo già detto, solo su misure settoriali le cui disponibilità sono sempre purtroppo troppo scarse. Grazie.